A fine anni 90 abbiamo lanciato la prima serie 7 idrogeno liquido. Il nostro modo di evolvere e sviluppare la tecnologia ci porta oggi a voler condividere con il territorio il nostro flottino di X5 idrogeno elettrico e che si ricarica in distribuzione in 4 minuti. In 2-3 anni riusciremo a lanciare sul mercato una nuova generazione di X5 a idrogeno elettrico con una percorrenza chilometrica, quindi un range di oltre 1000 km e che si ricaricheranno al distributore in 60 secondi. Noi qui a Mestre abbiamo aperto la prima stazione su strada di idrogeno. Proseguiremo col nostro impegno qui nel Veneto, seguendo un progetto molto importante del Comune di Venezia per la diffusione dell'idrogeno nella mobilità pubblica. Siamo impegnati nella decarbonizzazione e quindi vediamo nello sviluppo di idrogeno no carbon un importante passo per la decarbonizzazione della nostra attività e del Paese. La finalità è quella di condividere con tutti quelli che sono gli stakeholders del processo, quindi vuol dire i media, le istituzioni, gli opinion leader, alcuni clienti selezionati, la percorribilità di questa scelta. Il tema è che non deve esserci un approccio ideologico e capire se effettivamente questa tecnologia possa essere utilizzata e possa essere utile a raggiungere l'obiettivo finale, che è quella della neutralità ambientale.